EICMA 2017 nello stand di Moto.it, il nuovo amministratore delegato di Quadro, Paolo Gagliardo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Molto, molto felice di essere qui. Dunque, ci sono tante cose di cui parlare perché cominciamo dalle sue esperienze. Paolo Gagliardo viene da... Guardi, io provengo dal settore cugino delle due ruote, che è il settore delle quattro ruote automotive. Io ero prima il responsabile di Abarth, quindi diciamo, ho il racing nel cuore, e adesso in Quadro Vehicles ci sono le quattro ruote, che è coerente, per cui assolutamente un bel percorso. Dunque, qui in EICMA annunciate una partnership molto importante con SIM. Come nasce e che cosa comporta? Certamente, è importante dire che allora, noi realizziamo, Quadro Vehicles realizza un prodotto unico, con una tecnologia unica, il Quadro 4, che è uno scooter basculante unico al mondo perché ha quattro ruote. Quindi dal mio punto di vista, è uno dei motivi per cui sono venuto ad affrontare questa nuova sfida, credo molto in questo prodotto perché è una nuova mobilità. Non credo nemmeno che sia esatto considerarlo uno scooter, è più un nuovo mezzo di mobilità, che è un incrocio tra un'automobile e uno scooter. Poi abbiamo anche il tre ruote, ma quello già diventa coerente col mondo dello scooter, anche da un punto di vista di struttura. Partendo da questo presupposto, che è il nostro punto di forza, quindi poter andare sul mercato con un prodotto unico, che è questo quattro ruote quadro 4, abbiamo trovato in SIM un importante partner industriale, un forte partner industriale che ci potesse consentire di sviluppare la nostra tecnologia accanto a un gigante industriale. Il nuovo chairman di SYM, che ha un passato di ingegneria meccanica, è molto sensibile ai nuovi trend e alle nuove tecnologie, e quindi quando ci siamo trovati a realizzare questa joint venture, che è il progetto Nuvion che presentiamo proprio oggi in EICMA, ci siamo trovati completamente in accordo e abbiamo aperto tutta una serie di tavoli. Uno di questi tavoli è il prodotto. Oggi presentiamo un prototipo avanzato di un tre ruote, ma abbiamo già in cantiere, sempre nell'ambito di questo progetto Nuvion, un quattro ruote compatto insieme a SYM. Questo lo dico perché la nostra collaborazione spazierà su vari temi. Sicuramente il tema più importante è il tema di prodotto, ma ci sono anche le forti implicazioni industriali, in cui noi, che siamo un po' una barca veloce, ci siamo messi alleati con una portaerei, in modo tale da proseguire con il nostro atteggiamento flessibile, innovativo e unico, perché il nostro prodotto è unico nel mercato, ma allo stesso tempo avere una bella portaerei accanto col quale poter scambiare idee e soprattutto tecnologia, e soprattutto poter portare sul mercato dei prodotti molto interessanti. Dunque, la società Quadro è svizzera, lo styling è italiano, la produzione è a Taiwan, dunque siete un'azienda, come si deve, internazionale e a tutto tondo. Avete soprattutto dei traguardi tecnologici che volete raggiungere, no? Avete una voglia di innovare in una formula inedita o comunque originalissima. Totalmente vero, è una bellissima definizione, anzi la ringrazio, perché è esattamente quello. Noi quello che vogliamo introdurre nel settore automotive in generale, quindi io chiamo settore della mobilità, perché a quel punto vai a capire la distinzione tra due ruote, tre ruote e quattro ruote, ma il punto è proprio quello, cercare di offrire ai clienti dei veicoli che abbiano una missione specifica. Nel caso per esempio del Quadro 4, una missione di commuting e di gran turismo, io la considero un GT, un vero GT,
però con delle caratteristiche funzionali avanzate, perché capite bene che la sicurezza, per esempio, che può dare un quattro ruote è diversa da un due ruote e da un tre ruote, è veramente il massimo livello di sicurezza presente sul mercato in questo momento. Ma il passaggio successivo, a mio avviso, è anche dimostrare la nuova tipologia di mobilità, perché io ho provato, ovviamente sono arrivato da qualche mese in quadro, ho provato già i veicoli e devo dire che la sensazione di guida di questo tipo di veicoli, per me che proviene dal settore automobilistico, è appunto Abarth, è comunque un prodotto molto aggressivo, molto, molto divertente da guidare, dà quello stesso tipo di sensazione, una roba unica, quindi non spiegabile. In questo momento non riesco a spiegarvi la sensazione di quel tipo di guida, ma sicuramente un grande handling e una grande sensazione di sicurezza, quindi è come dire, dice, toglie ogni ansia a colui quale guida questo tipo di veicoli. Quindi noi, la nostra missione è sperimentare e portare avanti nuovi modi di guidare le nostre di guida e soluzione dei problemi di mobilità. Sì, appunto, perché per chiudere, Quadro non è soltanto un veicolo cittadino, è molto di più. Lei accennava alle vocazioni turistiche, so che avete anche affrontato una prova dura di enduro, di fuoristrada, dove qui nelle Alpi italiane, Alpi francesi, dove i veicoli partiti sono arrivati tutti, a dimostrazione di una grande efficacia anche su terreni massacranti. Certamente, adesso la missione ovviamente di questi veicoli non è quello di massacrarli, però abbiamo voluto testare, e questo rientra in questa nostra vocazione all'estremo, comunque alla tecnologia, abbiamo voluto testare se effettivamente questi veicoli potessero essere abili anche in circostanze un po' più estreme, e quindi ce lo siamo dimostrati, perché poi alla fine siamo un branco di tecnici e di appassionati di veicoli, di questo mondo affascinante che è il mondo industriale, automotive, e in qualche modo abbiamo sperimentato la cosa e ci siamo resi conto che il veicolo è qualcosa di completamente unico e particolare. Grazie Paolo Gagliardo, buon lavoro e buon divertimento. Ad maiora.